Apriamo oggi con una considerazione molto interessante trattata questa settimana nei report pubblicati sul sito borsari.it. Guardate questa immagine. Beh, naturalmente qui vediamo dunque il confronto tra DAX in nero e l'indice MIB in rosso, aggiornata alla chiusura di oggi. Dunque, si evince una rilevazione molto interessante ai fini dell'analisi ciclica del nostro indice italiano. Come vedete, infatti, il DAX evidentemente ha fatto il minimo, quindi ha iniziato il suo ciclo annuale a giugno, quindi con un 3 più 2 di anticipo rispetto all'Italia. In questo modo, secondo me, si spiega il ribasso di questi giorni, in cui appunto i prezzi sono molto scesi rispetto anche al loro fair value, che è praticamente un ribasso tipico, insomma, di una chiusura di un ciclo intermedio, insomma, di un ciclo di medio periodo. Quindi si può dire, insomma, che il MIB sembra che si stia riallineando con l'indice tedesco, no? Sulla scadenza di questo primo ciclo semestrale. Infatti, insomma, si sarebbe il secondo intermedio del ciclo annuale in corso e quindi una chiusura in questo caso sia per l'indice tedesco che per l'indice italiano del primo ciclo semestrale dell'annuale in corso. Però cosa succede? Se teniamo per buona questa ipotesi, allora dobbiamo ritenere che la lingua di Bayer, no? Che il MIB ha fatto a giugno, introduttiva dell'annuale in corso, invece deve considerarsi come pa facente parte di questo ciclo annuale, così quindi tornerebbero i conti. Vabbè, però in ogni modo una cosa è certa, no? Che comunque il massimo del semestrale è stato segnato, infatti lo vedete nell'immagine, con la penetrazione al ribasso dei prezzi della media mobile celeste, rappresentativa appunto del ciclo semestrale, e tra l'altro vedete che ora i prezzi si stanno appoggiando sulle medie mobili di lungo periodo che si sono meravigliosamente ricongiunte fornendo, vedete, un solido supporto. Anche se io tenderei comunque, come vuole la regola, a considerare la media mobile grigia, ovvero quella del ciclo annuale, il target su cui si appoggeranno i prezzi alla chiusura di questo ciclo semestrale, su cui rimbalzeranno per poi partire con il secondo semestrale dell'annuale in corso. Riassumiamo quindi, ci troviamo sull'ultimo 3 più 2 del ciclo semestrale in corso e per la precisione siamo sul secondo giornaliero del quarto 3 meno 2 che lo compone. In sostanza, alla fine di questo ciclo giornaliero, partito oggi, partirà il quarto e ultimo ciclo settimanale del 3 più 2 e del semestrale in corso. Dunque, prima di passare a un altro argomento, voglio farvi vedere l'immagine dei volumi di lungo periodo, per la precisione dei volumi sui cicli quinquennali. Vedete, qui è chiaro come non mai che se i volumi non ci sono, i prezzi non potranno mai salire. E un rialzo accompagnato da volumi scarsi. È un rialzo che non sussiste e non può durare, anzi, non fa altro che preparare il violento ribasso che lo seguirà. Infatti, vedete che dal famoso rialzo del 2009 i volumi hanno segnato un massimo molto inferiore al precedente e i prezzi comunque sono sempre stati sotto, quasi costretti, no? Al di sotto di quel primo massimo importante che hanno fatto i prezzi. Quindi, dalla metà del 2011, tra l'altro, i volumi hanno incominciato a scendere e poi si mantengono comunque calanti, quindi hanno comunque accompagnato, comunque non ci sorprende l'andamento dell'indice in questi mesi, insomma dalla metà del 2011 in poi, o comunque insomma in questo ciclo partito nel 2009. Vedete insomma che i volumi spiegano sempre l'andamento dei prezzi.
Infatti, a maggior ragione questa situazione, no? Ci serve a capire che se le condizioni rimangono invariate, i volumi continueranno a scendere fino alla fine del loro ciclo quinquennale, no? Accompagnando quindi la discesa dei prezzi fino al minimo definitivo che già l'analisi ciclica prevede per la seconda metà del 2013. Infatti, la velocità centrata dei volumi prospetta proprio un incrocio con l'asse dello zero nell'estate 2013, come vedete, no? A conferma di quanto detto. Invece, oggi vorrei chiudere ancora una volta con l'riepilogo ciclico dell'ETF indiano, che mi pare di capire che ha riscosso un grande interesse, giustamente. Vedete cosa ho fatto? Insomma, ho provato a inserire una media mobile del ciclo intermestrale, la vedete di colore blu, perché comunque la situazione mi sembrava poco chiara, invece così direi insomma che i conti tornano un po' meglio, no? Mi sembra molto più pulito il grafico, quindi possiamo dire che a fine maggio è iniziato un ciclo annuale, composto da un primo intermestrale, quindi vi ricordo che l'intermestrale si compone di tre cicli, 3 più 2. Questo primo intermestrale si conclude il 5 di settembre e ora ci troviamo sul secondo 3 più 2, e per la precisione sulla chiusura del primo 3 di questo secondo 3 più 2, di questo nuovo ciclo che vedremo sarà intermedio o intermestrale, però. Già il fatto che il primo 3 più 2 poi si sia chiuso appoggiandosi perfettamente, vedete, no? Questa media mobile del ciclo intermestrale comunque mi lascia intendere che il modulo a 3 più 2 si conformerà anche questa volta.